Le novità sono legate soprattutto alla quantità di espositori anche esteri e alle dimensioni raggiunte dalla fiera e alla grande notorietà dell'evento anche fuori dall'Europa. Quindi con il GIS si compie in qualche modo un sogno, si realizza un sogno che io ho avuto nel 2007, la prima edizione è stata nel 2009, e cioè quella di riuscire a realizzare una manifestazione così altamente specialistica anche in una sede che io definisco sempre con rispetto nella piccola Piacenza, cioè il quartiere fieristico è tutto pieno. Questo forse comporta anche qualche problema di carattere infrastrutturale, chiamiamolo così, sul parcheggi in modo particolare, però è una cosa che cerchiamo di risolvere anche con il Comune di Piacenza.